gennaio 1950. Il presidente statunitense Harry Truman annuncia la decisione della sua amministrazione di sostenere la produzione di una bomba a idrogeno, ritenuta centinaia di volte più potente delle bombe atomiche sganciate sul Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. La decisione viene presa 5 mesi dopo la perdita dell'egemonia nucleare da parte degli Stati Uniti a vantaggio dell'Unione Sovietica. Un aereo statunitense preleva un campione d'aria radioattiva nel Pacifico settentrionale. I militari non hanno dubbi, anche l'Unione Sovietica possiede la bomba atomica. La minaccia di imprevedibili mosse da parte dei sovietici crea un'atmosfera di dubbio, se non di paura vera e propria. Paura di essere invasi dall'Armata Rossa. Come Truman aveva sostenuto un anno prima, soltanto un sistema di sicurezza generale avrebbe potuto disperdere questi timori. Dottrina Truman e Piano Marshall sono i due pilastri politico ed economico con cui in meno di 2 anni gli americani costituiscono il blocco occidentale. Il terzo pilastro sarà il Patto Atlantico. L'alleanza del Patto Atlantico, firmata a Washington il 4 aprile 1949, ha 2 scopi principali: mantenere in vita e in efficienza una struttura militare adeguata per frenare un'eventuale aggressione e creare un clima di stabilità, sicurezza e fiducia grazie all'equilibrio delle forze mondiali. Sempre nell'aprile 1949 nasce la North Atlantic Treaty Organization, la NATO. Da questo momento in poi, il contenimento assume un carattere sempre meno politico e sempre più militare. Obiettivo preminente diviene un riarmo intensivo. Si allestisce un arsenale di bombe atomiche e una potente aviazione strategica capace di intervenire ovunque e in qualsiasi momento. Truman trova in questo contesto l'occasione di verificare sul terreno la politica del contenimento, anche facendo ricorso alle forze armate.